Ok, lui è un mio follower che è venuto qua ad allenarsi. Ciao ragazzi. Buone impressioni per il video. Come sta andando? Ah, bene, direi che si sente lavorare, diciamo che è abbastanza pesante le prime volte, però sicuramente arriveranno i risultati. Il primo è stato molto molto meglio di prima. Tanto se tu vedi qua, se ti sposti vuol dire che generi forze che non, certo, che non vanno in verticale e le disperdi. Certo. Sono tutte forze disperse che non hai. Già migliorando quelle già salvi di più, perché tu spingi un po' a destra, un po' a sinistra, ma se tu riuscissi a concentrare tutto dritto. Certo, devo fare più core, cosa devo fare? Concentrare di più sulle. Quelle sulla pratica ce la fai, tranquillo. Così l'armatura. Porca puttana. È tutto questa meno pratica, immagino. Andiamo. Disperato equilibrio normale. Sì. Riesco a fare delle equilibri anche le tizie che lo fanno solo da fermo senza saltare. Ah, ok. Tendo ad andare verso destra. Sento proprio meno forza sulla gamba destra, stranamente. Prima volta con i giubbotti zavorrati. Vediamo se non casco per terra già una buona cosa. Che devo dare anche un po' più di equilibrio perché è inteso proprio sul tuo. Ah, ok. Bacino, ok. In teoria potrebbe andare meglio. Sai quanti? Tanti insulti mi prenderò dai milioni del web. Sicuro. Ci sta. Poi guarda che parte dopo. Non lo so, da di suo. No, ma sai cosa? Ti metti attenzione sempre partire. Io lo farei, cioè mi è sempre piaciuto fare, però non ho mai avuto nessuno che mi seguisse. Non sapendo cosa fare, solo paura di far danni. Cioè, tu sai le cose, giustamente studiato. Allora, da qua faccio sotto la cosciata, ok? E distingo. Ah, ok. Ok. 7, 8. 8. Ok, io parto così. Yes. Ok. Cioè, atterrare. È una cosa... Ah, così, rimbalzo. Ok. Usa bene le braccia, in questo caso è un po' tirosarle. Ok. Se riesco, ho visto che arrivo così, è uguale, cioè nel senso. Non è un problema, anche io. Allora, tempo. Siamo solo qui per non perdere la testa. Ok. Va bene. E voglio arrivare super accorciato perché in questo modo muovi tutti i muscoli muscolari. Perché se fai così, usi solo questo. Ok. Quindi qui un minuto e mezzo di pausa? Sì, qua almeno. Ah, meno. Un pochino meno. Ok. Quali abituate a generarne tanti in poco tempo? Ah, ok. E qua da terra sulle punte, ok. Adesso mi viene. Ok, no? Sì, molto meglio. No! Quasi.
qui c'è, cioè, secondo me sei arrivato a più o meno, no, ho sentito che ho toccato quel qua il filo, sì, sei arrivato qua, cioè qua. Vertical jump analysis in action. Ok. Ok, questo è molto molto utile. Idea. Standing vertical jump, start. Vai. Ok, stai fermo lì. Questo è fatto un pochino più di prima, sì. 2.20. Sì. Meglio di prima. 10 centimetri in più. Prendiamo il pro invece. Questo pensavo su un test, invece proprio un allenamento, ok? Dei coordinati per quello dopo. Ok. Al draft dell'NFL il record è 360. Q2. Ok. 2.20 ancora, direi che è il mio massimale, vero? Aspetta, qui sono sceso troppo forse. Sì, gli addominali. Ok. Ok, magari un pochino più avanti alla schiena, sempre più dritto, più dritto. Ok. Ora molto meglio. Ok. Sento lavorare molto i dorsali. Okay. Tanto vario sempre tra gli 81 e 79. No, se mi dà questo ricordo lo chiedo, ok. Ma anche quello del lombare supporto. Oh, all'inizio ho notato che all'inizio va prima che pieghi la schiena, poi le ginocchia, prova a piegarlo tutti insieme. Ok. Se vedi mi concentro. Occhio alla schiena. Ok. Sì, sto a 66 almeno la prossima volta. Vuoi dare un voto a questa esperienza? Ehi, 5 stelle. Extra lusso? Assolutamente. Com'è stata? Sì, assolutamente sì, è stato faticoso ma decisamente performante. Adesso vediamo, questa è la prima volta, il day zero, però direi che ci vediamo tra qualche settimana, un mese, sì. Vediamo cosa i risultati, miglioramenti. Va bene, un saluto a tutti allora. Ciao ragazzi. Ciao.